Well, first, can you hear me? Yeah. Works? Yeah. Apologies that I can't talk in Italian, as I should be able to do, having spent several visits to Italy ever since the early 1950s, but never learned enough to, more than to buy something in a store or something. I was asked to say a few things about the media and terrorism. I'm often invited to give talks about the media, and I've learned that the easiest way to do it is just to read that morning's newspapers, and there are always many examples that give a lot to talk about. Mi è stato chiesto di parlare di mass media e terrorismo, cosa che faccio abbastanza di frequente, e la migliore risposta è quella di leggere i giornali della mattina, che sono assolutamente esemplificativi del problema. So, for example, this morning in Repubblica, which is the one newspaper I had a chance to look at, the first about seven pages are devoted mostly to Terry Schiavo and the terrible issues that that raises about what George Bush calls the culture of life to which we must be dedicated. Ecco, per cui oggi, se guardando la Repubblica, ho visto che ci sono sette pagine dedicate alla tragica vicenda di Terry Schiavo e a George Bush con il suo richiamo alla cultura della vita. And on page 18, at the very bottom, in the corner, there's a little item about 10 lines that reports Jean Ziegler's report to the United Nations yesterday about Iraq, with the results that the number of children suffering serious malnutrition, which means brain damage, probably permanent brain damage, has doubled since the invasion. And he also mentions that the report in the British medical journals that the number of deaths, mostly from violence, since the invasion is 100,000 beyond the norm. That's another part of the culture of life. Ecco, invece a pagina 18 della Repubblica, un angolino, 10 righe in fondo, c'è l'intervento di John Ziegler che riporta il fatto che la malnutrizione dei bambini in Iraq è raddoppiata dopo l'invasione in Iraq. Malnutrizione significa anche danni permanenti, probabilmente a livello cerebrale, e che il numero di morti dopo l'invasione è in eccesso alla mortalità normativa, è di 100.000. And again, that's on page 18 at the very bottom of the page, if you happen to notice it. In fondo alla pagina 18, se guardate bene, la trovate. Which explains the priorities of Western civilization rather well. E che spiega molto bene le priorità della civilizzazione occidentale. There's also in the front part of the newspaper a report that it reports the commission that on U.S. intelligence, and mentions that now there's a new director of intelligence appointed, John Negroponte, who was formerly the ambassador to Iraq. Nella pagina invece, nella pagina frontale, c'è una notizia rispetto al fatto che sia stato nominato John Negroponte come responsabile della sicurezza, in precedenza un ambasciatore. It did not mention that Negroponte now has the position of the leading counter-terrorist leader in the world. So he's the head of counterterrorism. But it did not mention that he's also a leading condemned international terrorist, condemned by the World Court and the Security Council. Ecco, scriveva che adesso Negroponte è il capo, il responsabile della lotta contro il terrorismo in tutto il mondo, ma si dimenticava di
ricordare che Negroponte è stato condannato come terrorista da tutta una serie di segni. He was the ambassador to Honduras in the 1980s, where he ran the largest CIA station in the world, not because Honduras is of any great importance, but because his main task was to supervise the military bases in Honduras where the U.S. terrorist army was being trained and sent to Nicaragua to carry out major terrorist attacks. Their official orders were to attack what are called soft targets, meaning undefended civilian targets like agricultural collectives and health clinics and so on. And their orders from the U.S. command were to avoid the Nicaraguan army, which they were able to do because the United States had complete control of the airspace over Nicaragua. And these were unusual guerrillas. They had computers and contacts with the Air Force, which could inform them of where the Sandinista army, the Nicaraguan army, was deployed, so they could avoid the army and attack undefended targets. That was the terrorist army that Negroponte was organizing in his Honduran bases with the largest CIA station in the world. Ecco, quello che non ricordava il giornale è che Negroponte è stato ambasciatore in Honduras negli anni Ottanta, dove controllava, gestiva la più grande centrale della CIA, non perché in Honduras ci fossero dei motivi particolari nello Stato che richiedevano un simile dispiego di forze, ma era una centrale di addestramento per i terroristi che poi sarebbero andati in Nicaragua e che avevano il compito di attaccare quelli che venivano definiti soft targets, cioè degli obiettivi soffici, che voleva dire civili, strutture sanitarie, agricoltura, evitando accuratamente invece i soldati del Nicaragua. If Nicaragua had adopted the principles of Western societies, it would have reacted by carrying out major terrorist attacks within the United States. That would not be preventive war, but defense against actual war. Ecco, se Nicaragua avesse utilizzato le strategie delle nazioni occidentali, avrebbe a quel punto dovuto condurre degli attacchi nei confronti degli Stati Uniti, non come difesa preventiva, ma come una strategia di risposta. Instead of following Western principles, Nicaragua pursued legal means. It went to the World Court, the International Court of Justice, where it presented a case. The court actually, the U.S. refused to appear, but the court nevertheless took the U.S. position seriously. And part of the U.S. position is interesting. The court refused to, the case was presented by a famous Harvard University law professor, much of his case was thrown out by the court, was not admitted, because when the United States agreed in 1946 to accept world court jurisdiction, it exempted itself from all multilateral treaties, like the UN Charter, for example. So the U.S. can't be charged with aggression or any other of the major crimes in international treaties. And that part of Nicaragua's case was excluded. The case was restricted to very narrow grounds, bilateral U.S.-Nicaragua treaties and what's called customary international law. Allora, anziché utilizzare strategie prese occidentali, Nicaragua decide invece di intraprendere una strada legale e cita gli Stati Uniti alla Corte di
dell'internazionale giustizia. Il problema però è che gli Stati Uniti quando hanno si sono formate questi organismi, si sono sempre rifiutati di essere perseguibili da questi organismi, per cui nessuno può perseguire gli Stati Uniti per atti di terrorismo internazionali, e anche in quell'occasione gli Stati Uniti non sono apparsi in corte di giustizia. Nevertheless, even on these very narrow grounds, the court condemned the United States for international terrorism, ordered them to stop the attack and to pay very substantial reparations to Nicaragua, reparations which would go far beyond covering the debt that has since been strangling the country. Ecco, malgrado questi fatti, la Corte ha poi condannato gli Stati Uniti a interrompere gli attacchi a Nicaragua e anche a elargire una somma notevole in riparazione parziale ai danni provocati. With the United States rejected the court judgment, and with the support of its Western allies, escalated the war against Nicaragua, of course, refused to pay any reparations. Ecco, gli Stati Uniti non hanno accettato la sentenza e con l'aiuto degli alleati hanno anzi aumentato i loro attacchi a Nicaragua e ovviamente si sono rifiutati di pagare qualsiasi somma in compensazione. Nicaragua then continued to pursue the procedures required by international law. It went to the UN Security Council, which passed two successive resolutions affirming the court judgment and calling on all states to observe international law. E malgrado questo, il Nicaragua ha continuato la sua battaglia legale, ha portato la cosa al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha dato ragione alla precedente sentenza chiedendo che gli Stati Uniti mettessero in pratica quello che era stato chiesto. Of course, the United States vetoed the resolutions. Britain politely abstained. Almost nothing was reported, a few words here and there, so no one even knows about it. But that tells us that John Negroponte is one of the world's leading condemned international terrorists. Beh, ecco, naturalmente poi gli Stati Uniti hanno posto il veto, la Gran Bretagna si è astenuta, non è successo niente, i giornali praticamente non ne hanno parlato, però qual è il punto? Che John Negroponte è un terrorista, uno dei maggiori terroristi mondiali condannati. That's what the headline should have said in La Repubblica and every other newspaper on the front page. Questo è quello che i titoli della Repubblica avrebbero dovuto indicare. The terrorist war against Nicaragua was not a small affair. The number of people killed from the war, if you put it in per capita equivalent terms in the United States, it would be about 2.5 million people killed. That's more than the total number of Americans killed in all wars combined in all of American history. E il numero di morti in Nicaragua, se noi lo rapportiamo alla popolazione degli Stati Uniti, è stato enorme, parliamo di 2.5 milioni di morti come proporzione rispetto alla popolazione degli Stati Uniti, quindi più di quello che sia mai avvenuto in nessuna guerra in cui sia stata coinvolta gli Stati Uniti. By now, the United States took over again in 1990, and since then the situation in Nicaragua has gotten even worse under neoliberal principles, the usual consequences. And by now, 60% of Nicaraguan children under 2 years old are suffering severe malnutrition, probable permanent brain damage. E poi gli Stati Uniti hanno preso controllo del Nicaragua, i soliti principi neoliberisti, la situazione è peggiorata
moltissimo e si calcola che il 60% dei bambini del Nicaragua sotto i 2 anni soffra di gravi forme di malnutrizione che poi avranno un effetto sul loro sviluppo cognitivo e psicologico. Now there's a very simple way to overcome this massive problem in Nicaragua. In fact, if there were any conservatives in the West, which there are not, they would follow conservative principles. Very conservative principles are to pay the debts that you are ordered to pay by the courts. Se ci fossero dei conservatori, non si entrare, ma non ci sono, dovrebbero seguire un principio molto semplice di pagare i debiti, i danni che sono stati arrecati a Nicaragua. So if there were anyone who believed in the culture of life, they would not worry about a poor woman who's denied the right to die in peace, but they would worry about 60% of young Nicaraguan children who are going to suffer probable permanent brain damage because of U.S. terrorist war and its refusal to pay what it was ordered to pay by the courts, which could overcome easily the problem of malnutrition, anemia, brain damage. Quindi se fosse qualcuno davvero interessato alla cultura della vita, anziché preoccuparsi della sorte in terra di schiavo, si preoccuperebbe di questi bambini in Nicaragua e del pagamento di questo risarcimento che risolverebbe rapidamente i problemi di malnutrizione che poi si trascinerebbero in danni cerebrali irreversibili. So returning to the media, there's a very simple experiment that you can carry out to determine whether anyone in the Italian media, or for that matter the Western media, cares in the least about the culture of life, about people who are suffering severe brain damage and who could be cured, not a woman who's dying and is being kept alive for political purposes, but children who are the victims of massive international terrorism for which the United States was condemned and for which one of the leading directors of it has now been appointed head of the world's leading head of counterterrorism. Per cui se noi vogliamo verificare se ci sia davvero una cultura per la vita, dobbiamo cercare degli esempi in cui ci sia una preoccupazione per questi bambini e la malnutrizione, o per tutti i bambini che soffrono a causa delle guerre e per cui non viene dato nessun aiuto e nessun risarcimento, anziché preoccuparci di una persona che è stata mantenuta in vita per motivi politici. The results of this experiment are obvious, you don't have to carry it out, and the conclusion is that in Western culture, whether it's Italy or England or the United States, concern over terrorism is zero. Concern over the culture of life is negative. Ecco, l'esperimento che potete fare vi porta a considerare che nelle culture occidentali, non importa Stati Uniti, Italia, Gran Bretagna, le preoccupazioni per il terrorismo sono inesistenti e quelle invece per la cultura e la vita sono sotto zero. If you look further in the newspaper, you find a little item which announces that the State Department in the United States released its annual list of states that support terror and are a threat to the United States. Ecco, se guardate nel quotidiano trovate un'altra piccola parte in cui c'è un elenco di stati che danno sostegno al terrorismo. And a threat to the United States. Che sono una minaccia per gli Stati Uniti. The list is the usual list, but there are two states that are particularly interesting, and if there were any media at all in the West that cared about issues like terrorism and violence and atrocities, the headline would be focusing on those two states, that's Cuba and Syria. Ci sono due stati in questa
e in questo elenco Cuba e la Siria e in cui si invece concentra tutta l'attenzione. Let me repeat, if anyone were concerned about terrorism, sì, se uno fosse preoccupato del terrorismo, sì, realmente. How did Cuba get on the list of terrorist states? Well, that happened in 1982. There was a list of states supporting terrorism, but they had to remove one of them because the United States was going to provide it with military aid and the means to develop weapons of mass destruction. That was Iraq, Saddam Hussein. C'era nell'82 rimpiazzato l'Iraq, che però era stato tolto perché dagli stati che erano costituivano una minaccia degli Stati Uniti e sostenevano il terrorismo, perché in quel momento gli Stati Uniti davano consistenti aiuti militari all'Iraq. The gentleman who was in charge of conveying that offer was Donald Rumsfeld, now Secretary of Defense, who went to Iraq and shook hands with his friend Saddam Hussein and arranged for the dispatch of aid, including military aid. Britain did the same, so did other states. E la persona che si è occupata di quell'operazione di aiuto militare contro l'Iraq era Donald Rumsfeld, che ai tempi quindi si reca in Iraq, stringe mani e promette e porta un gran numero di aiuti. That aid incidentally continued long after Saddam's worst atrocities, the gassing of the Kurds and so on, and well, long after the war with Iran was over. That was not the reason for the aid. It was to benefit, as the administration said, it was to benefit U.S. exporters, and because Saddam was helping maintain stability and human rights in the region. Ecco, e questi aiuti sono continuati anche quando poi Saddam ha compiuto una serie di atrocità, anche dopo la cassazione dei curdi, perché in realtà questi aiuti servivano a supportare, alimentare le industrie americane che esportavano in Iraq, e perché Saddam in quel momento serviva per mantenere un equilibrio. When Iraq was dropped from the list of states supporting terrorism, that left an opening, and somebody else had to be brought in, so Cuba was added to the states supporting terrorism. Ecco, quindi quando l'Iraq ha dovuto toglierlo per questi motivi, rimaneva un buco, e allora qualcuno bisogna metterci, ha messo Cuba. Which makes good sense. Cuba has a lot of credentials in international terrorism. It is the target of more international terrorism than the rest of the world combined. Che ha anche un senso, perché Cuba ha le credenziali per il terrorismo, perché è il target, è l'obiettivo di tantissimo terrorismo internazionale. That began in right after Cuba had overthrown, Castro had overthrown Batista. The Kennedy administration right away started a major terrorist campaign against Cuba. The goal of it was run by Robert Kennedy, the Senate president's brother, and his goal was, quoting now, to bring the terrors of the earth to Cuba. E questo terrorismo contro Cuba è iniziato subito dopo che Castro ha rovesciato il regime di Batista, e Kennedy ha cominciato a sferrare un attacco nei confronti di Cuba, lo scopo, la campagna quella condotta da Robert Kennedy, era di portare il terrorismo a Cuba. The United States is a very free country, in fact the most free in the world, that's true, and we have more information about government policies than any other country in the world. And from the declassified record, the record of internal documents that have been made open, we now know the reasons for the attack, for the terrorist attack against Cuba. Gli Stati Uniti sono un paese libero, in questo senso che c'è un accesso al materiale quando passa un certo tempo, quando viene declassificato, e grazie all'accesso a questo materiale noi adesso sappiamo
il motivo di questo attacco terrorista a Cuba. The main reason was what was called Cuba's successful defiance. Here's the words. The very existence of the Castro regime is successful defiance of U.S. policies going back to the Monroe Doctrine, 1820, nothing to do with the Russians. Back to 1820, the Monroe Doctrine. Oh, okay. It's nothing to do with the Russians. E la colpa di Cuba era il fatto di esistere e che questo fosse una sconfitta per la politica degli Stati Uniti che andava indietro fino al 1820. So therefore Cuba had to be attacked as given the terrors of the earth. E per questo motivo Cuba doveva essere attaccata, soppressa. This was Robert Kennedy, who was in charge, assigned that task to the CIA as its highest priority. E Robert Kennedy, che è responsabile dell'operazione, allora assegna alla CIA questa operazione attribuendole la più alta priorità. That was a major factor that led to the Cuban Missile Crisis, which came very close to a terminal nuclear war. E questo è quello l'antefatto poi della crisi missilistica con cui poi si è arrivati molto molto vicini a una guerra mondiale. As soon as the crisis was over, Kennedy escalated the terrorist war again against Cuba, and that continued, and the peak period was in the late 1970s. That included the shooting down of the bombing of a Cubana airliner with about 80 people killed and many other terrorist atrocities. E poi, una volta passata la crisi, l'attacco terrorista degli Stati Uniti a Cuba è continuato e ha avuto un suo apice negli anni 70 e uno degli episodi è stato a un certo punto l'attacco e l'esplosione di un aereo della Air Cubana civile con una settantina di morti. So it made good sense to add Cuba to the list of terrorist states in 1982, right after this peaking of the terrorist atrocities. Quindi aveva un senso mettere Cuba nell'elenco degli stati terroristi. In quel momento era il picco era l'oggetto delle attività terroristiche americane. The two men charged with blowing up the Cubana airliner, who were imprisoned in Venezuela but then somehow miraculously escaped, Orlando Bosch and Posada Carriles, continued with their terrorist activities. Posada was sent to El Salvador, where he was in charge of helping to organize the terrorist war that the United States was carrying out in Central America. Allora i due che avevano condotto questo attacco terrorista sulla cubana poi sono miracolosamente fuggiti dalla prigione di Venezuela e hanno poi avuto degli incarichi, uno Posada poi ha cominciato a lavorare in El Salvador e quindi a coordinare gli attacchi terroristici nei confronti del Nicaragua. Orlando Bosch came to Florida. The U.S. Justice Department and the FBI charged him with 30 terrorist acts, many carried out in the United States, and wanted to deport him from the country as a dangerous international terrorist. L'altro Bosch invece è andato in Florida dove era accusato di una trentina di atti terroristici e parte condotti negli Stati Uniti, parte fuori e l'FBI e la CIA volevano la sua espulsione. President George Bush, number one, overruled the Justice Department and the FBI and granted him a presidential pardon. And he's now living happily in Florida, taking part in organizing other terrorist acts against Cuba. Ma il presidente George Bush primo ha perdonato questo terrorista dandogli sostanzialmente la possibilità di vivere indisturbato in Florida, dove con ogni probabilità si sta occupando di nuovi atti terroristici.
there is something called the Bush Doctrine, that's Bush number two, and its major element is, quoting, that any state that provides a haven for terrorists is a terrorist state and must be treated accordingly by bombing and invasion. Cioè, nella dottrina Bush, cioè, che ogni Stato che provvede un rifugio ai terroristi debba essere trattato come Stato terrorista e quindi bombardato, attaccato in tutti i modi. So therefore, if some of you want to bomb the United States, se volete bombardare gli Stati Uniti, if you're ever brought to trial, you can just appeal to the Bush Doctrine. E se vi viene a giudizio potete sempre appellare alla dottrina di Bush. That's one of many examples. E questo è solo uno dei molti esempi. Let me just turn for a minute to Syria, which is also interesting. Syria is one of the main supporters of the U.S. so-called war on terrorism. Syria is very much opposed to the Islamic terrorist groups. It has actually penetrated them, which U.S. intelligence can't do, and it provides very valuable intelligence to the United States on Islamic jihadi-style terrorism. Ecco, parliamo un attimo della Siria. La Siria ha invece sempre condotto una politica contro i gruppi terroristici islamici, è riuscita anche a penetrarli e a fornire delle informazioni estremamente importanti sulla loro struttura e costituzione. But like Cuba or Serbia, Syria is guilty of successful defiance of U.S. policies. That makes it a state supporting terror. Ma la Siria, come Cuba, è colpevole di una sconfitta della politica estera americana. That makes it a state supporting terror. E quindi questo la rende uno Stato che sostiene e supporta il terrorismo. By definition. Yeah. Per definizione. We can tell exactly how seriously the United States understands this by going back 10 years to the Clinton administration. Clinton offered to remove Syria from the list of states supporting terror if it agreed to U.S.-Israeli demands for settling the Israeli-conquered territories in the Golan Heights. Ecco, che possiamo avere un'idea di cosa è successo con l'amministrazione Clinton 10 anni fa, che ha offerto alla Siria di uscire, di non essere più considerato uno Stato terrorista, a patto che accettasse l'insediamento israeliano nel Golan e Golan Heights. Sì, nel Golan. Syria insisted on retaining its own territory that had been conquered by Israel, and therefore it remained on the list of states supporting terror. E invece la Siria ha ribadito che voleva mantenere il suo territorio e quindi è finita nell'elenco degli stati terroristi contro gli Stati Uniti. Well, these are typical examples from this morning's newspaper. And these are the things that would be reported right on the front page if the media were concerned with telling the truth about the real world instead of protecting power. E questi sono degli esempi di oggi, e queste sarebbero le informazioni che dovrebbero essere riportate in prima pagina se effettivamente i mezzi di informazione si preoccupassero, avessero a cuore il fatto di parlare del terrorismo. And you can be sure that tomorrow you'll find further examples of the primary commitment to supporting power and reshaping events of the world so that they fit that demand. E domani puoi trovare altri esempi che invece lo scopo primario è quello di supportare il potere e di trovare un modo di modificare le informazioni ai fini di questo supporto. So I just suggest that as an experiment for tomorrow. E quindi questo potrebbe essere l'esperimento che voi potete fare domani con i giornali domani.
consiglio di fare magari la domanda prima in inglese e poi in italiano, se potete oppure la fate solo in italiano e poi cerco di tradurre. Vuole dire per un microfono? Ci sono. Take a microphone. Abbiamo solo questo. During his last journey to Bruxelles, George Bush II has said about Iran that one cannot leave any option while defending the safety of the three nations. Do you feel that new bombs are about to be dropped? Traduci. Durante il suo soggiorno a Bruxelles, George Bush ha detto che ha detto riguardo all'Iran che nessuna opzione può essere esclusa per difendere la libertà e la sicurezza delle libere nazioni. Pensa che altre bombe stanno per essere sganciate? Well, just a word of background. Iran, probably more than any state in the world, has a right to develop a potential nuclear option. It's surrounded by nuclear-armed states. Most of it is surrounded by the United States, the global superpower, which has a doctrine of first use of nuclear weapons. Israel is the major regional power, has hundreds of nuclear weapons. Pakistan is nuclear armed. It's completely surrounded by hostile nuclear armed powers. Ecco, per prima cosa come background, l'Iran ha tutto il diritto di sviluppare le armi nucleari in quanto è completamente circondata da paesi che hanno questa possibilità. Pensiamo a Israele, al Pakistan e soprattutto alla più grande delle potenze, gli Stati Uniti. So therefore it has a right to enrich uranium. Under the Non-Proliferation Treaty, it's granted that right to enrich uranium, which would leave it with the potential ability to develop a nuclear deterrent. E quindi ha tutti i diritti di lavorare con l'uranio secondo i trattati internazionali di non proliferazione per usi pacifici. And the United States has no opposition to that. In fact, in the case of Iran, the United States supported the development of the nuclear reactors by the Shah, because he was an ally of the United States, and he had no need for any kind of deterrent. They were just trying to develop the potential for nuclear energy and possibly a nuclear weapon, and the U.S. always supported that. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto questo finché c'era lo Shah, e anzi hanno aiutato lo sviluppo nucleare in Iran in quei tempi in cui lo Shah ovviamente era l'Iran era parte della sfera di influenza americana. So we now have the curious situation of Iran carrying out activities which are permitted under international treaties which the US is violating by developing new nuclear weapons. And in a situation where the U.S. now, Iran now has justification for developing the potential for a nuclear deterrent, did not have that excuse when the U.S. was supporting uranium enrichment. Ecco, adesso abbiamo quindi una situazione paradossale in cui l'Iran ha tutto il diritto di sviluppare le fonti nucleari, mentre in accordo con i trattati internazionali, che sono invece violati dagli Stati Uniti con sempre maggiori e diverse armi nucleari. Yeah. But to get to your question, I doubt that the U.S. is planning to bomb Iran or to have Israel bomb Iran. If that were the intention, they probably wouldn't have been announcing it so openly for the last few years. Ecco, però, ecco, tornando alla domanda, io ho grossi dubbi che gli Stati Uniti vogliano bombardare l'Iran o che lo vogliono delegare a Israele, perché se avessero veramente questa intenzione non la proclamerebbero così apertamente negli ultimi anni. I mean, if you're planning to bomb a country, you don't announce very loudly for year after year, I'm going to bomb you.
so you'd better disperse your facilities and create defenses. Ecco, quindi se uno ha veramente intenzione di bombardare uno Stato, non è che si mette ad annunciarlo anni prima e permettendo una preparazione. And the threats have been very overt, and although I don't read the Italian press, I'm willing to make a bet that they were never reported in Italy. E le minacce sono state molto, molto dure e decise, anche se non leggo la stampa italiana, penso che magari non siano state riportate nella loro interezza. Last year, the United States sent to Israel 100 of its most advanced jet bombers, announced as capable of bombing Iran. Israel already has an air force that is larger and more technologically advanced than any NATO country outside the United States. And this additional 100 jet bombers are publicly announced, though not reported, as capable of bombing Iran. Well, Iranian intelligence hears that. Ecco, e gli Stati Uniti l'anno scorso hanno mandato in Iran 100 bombardieri in Israele 100 bombardieri in grado di bombardare l'Iran per un esercito che già dal punto di vista tecnologico è superiore a qualsiasi paese NATO, e questi bombardieri hanno la possibilità tecnica di bombardare l'Iran. They're also providing these jet bombers with what are called special weapons. Nobody knows what that means, but Iranian intelligence is intended to make the worst case judgment. Ecco, e questi bombardieri sono dotati di questi armi speciali, nessuno sa bene che cosa siano, ma certamente sono delle armi in grado di produrre gli effetti più devastanti. And there have been many other similar announcements of an intention to attack Iran. E sono stati molti altri annunci simili di attacchi all'Iran. So what is the purpose? My guess is that there are two purposes. One is to provoke the Iranian leadership into becoming more repressive internally, which will contribute to efforts to subvert Iran, to break it up from within. And probably the other purpose is to intimidate Europeans. E secondo me ci sono due possibilità. Una è quella di provocare le autorità iraniane a diventare sempre più repressive e quindi in qualche maniera stimolando una reazione. La seconda motivazione è di intimidazione rispetto agli alleati europei. The second purpose has been achieved. So major European corporations, big ones like British Petroleum, Krupp Tyson in Germany, have withdrawn their investments in Iran. Il secondo scopo è stato raggiunto, ci sono state delle grossissime compagnie europee, British Petroleum, Krupp Tyson, which is the big German manufacturer, Krupp Tyson, che hanno lasciato, che hanno abbandonato l'Iran come sede dei loro investimenti e delle loro industrie. The United States has also pressured Japan to back away from developing a large oil field in Iran. E gli Stati Uniti hanno anche fatto pressione sul Giappone perché non sviluppi delle compagnie estrattive in Iran. The one country that the United States cannot intimidate is China. Ecco, è la nazione che gli Stati Uniti non possono intimidire è la Cina. So unlike Europe, China is continuing its commercial relations and development projects in Iran. E diversamente dall'Europa, la Cina continua i suoi contatti commerciali con l'Iran. My suspicion is, we don't know for certain, that these are the primary motives for all of the saber-rattling, you know, the threats against Iran.
E il mio sospetto è che questi siano i motivi sostanziali e reali per questi, queste continue minacce nei confronti dell'Iran proclamate. I think the United States is very unlikely to attack Iran or any other country if it's capable of defending itself. La mia impressione è che gli Stati Uniti è molto improbabile che attacchino una nazione che sia in grado di difendersi. They attacked Iraq because they knew perfectly well that Iraq was the weakest country in the region and had no possible means of self-defense after 10 years of sanctions that had killed hundreds of thousands of people and practically destroyed the country. E hanno attaccato l'Iraq perché sapevano benissimo che era il paese più debole nella zona e dopo 10 anni di sanzioni e centinaia di migliaia di morti e di problemi non era certamente in grado di difendersi. One lesson that the invasion of Iraq taught the entire world is you'd better develop defenses, nuclear weapons and others, to defend yourself against the United States. E la lezione... La lezione che viene dall'Iraq è proprio che è meglio che una nazione sviluppi difese militari, armi nucleari in maniera da potersi difendere dagli Stati Uniti. Passate il microfono. Volevo chiedere al professor Ciocchi un parere sulla condizione in cui sono tenuti, in cui è tenuta la società americana, cioè si ritiene che in qualche maniera la guerra del terrorismo sia giustificata dall'opinione pubblica americana perché si vive sotto una condizione di costante minaccia e quindi se i media riusciranno a prolungare negli anni questa sensazione. Condition by the fact that the media put American people under a lot of pressure under attack. First of all, we should remember that the phrase "war against terror" is pure propaganda. Innanzitutto, voglio ricordare che la frase "guerra contro terrorismo" è pura propaganda. The United States itself is one of the leading terrorist states. Gli Stati Uniti sono uno dei principali stati terroristi. And in fact, the war on terror was declared in 1981 by the Reagan administration, and it was the prelude to the huge U.S. terrorist wars in Central America. E la guerra del terrorismo è stata dichiarata da Reagan nell'81 ed è stato il preludio del terrorismo americano in America centrale latina. Anyone who knows any history will know that when a country declares a war against terror, it's probably planning to carry out massive terrorism. E uno deve sapere che quando una nazione dichiara guerra al terrorismo è perché sta preparando attacchi terroristici in grande scala. And that was a typical example. E questo è stato un esempio tipico. Through the 1980s, the United States was constant, the population was constantly frightened by repeated threats of terror, all fabricated. E durante tutti gli anni Ottanta gli Stati Uniti sono stati continuamente minacce di attacchi terroristici, tutti falsi, artificiosi. So in 1981 there was a big scare story by the government and the media about Libyan assassins who were wandering the streets of Washington planning to murder our cowboy leader who was hiding in the White House surrounded by tanks. E quindi c'erano le storie di assassini libici che giravano per gli Stati Uniti per le strade di Washington con lo scopo di assassinare il presidente cowboy e di produrre questi atti. That was part of the background for the bombing of Libya later years. E questo è stato il background per il bombardamento della Libia. In 1983 there was great fear of
a Russian air base that was being built to use to attack the United States on the island of Grenada, if the Russians had been able to locate it on a map. E lo stesso 83 di attività russe nell'isola di Grenada ha ammesso che i russi fossero in grado di trovarla sulla mappa. And that was the background for the invasion of Grenada. E questo è stato il background per l'invasione di Grenada in quegli anni. So we were saved by a miracle. E quindi siamo salvi per miracolo. Shortly after that, the United States was under attack by Nicaragua. President Reagan declared a state of national emergency in the United States because the Nicaraguan army was only 2 days away from Texas. E poi gli Stati Uniti sono stati minacciati da Nicaragua, le truppe di Nicaragua erano solo 2 giorni di marcia da Texas. And that was part of the background for the attack on Nicaragua. E questo è il background per l'attacco a Nicaragua. And so it continued. In 1989, there was huge hysteria developed, it was the main story in the media, about Hispanic narco-traffickers who were going to destroy the United States. E nel 89, lo stesso sulle mezzi di informazione, un'isteria collettiva su questi narcotrafficanti Hispanici che avrebbero distrutto gli Stati Uniti. That was the background for the invasion of Panama. E il background per l'invasione di Panama. And so it continued. E le cose continuano così. In 2002, when Bush announced the invasion of Iraq, the story was that Iraq is developing weapons of mass destruction, which it's going to use to attack the United States, and it's working together with Al-Qaeda to carry out further terrorist attacks like September 11th. E nel 2002, l'attacco all'Iraq, la storia era che l'Iraq stava sviluppando delle armi di distruzione di massa con cui attaccare gli Stati Uniti con la collaborazione di Al-Qaeda. And about half the population in the United States still believes that, even though it's been officially discounted by the government. The government's recognized it's not true, but the government media propaganda system is strong enough so that about half the population still believes it. Ecco, e malgrado il governo ufficialmente abbia ammesso che questo non era vero, metà della popolazione americana ancora ci crede, questo ci dice qualcosa dell'efficacia di questi mezzi di propaganda. In fact, a large part of the population, probably a majority, thinks that Europe supported the war in Iraq. E la maggior parte della popolazione americana pensa che l'Europa, nella sua stragrande maggioranza, abbia sostenuto la guerra in Iraq. Like Berlusconi. There's a very good reason for all of this. The population has to be frightened. Has to be frightened for a very simple reason. The population of the United States has been under attack for 25 years. The last 25 years are a unique period in American history. It's the first time in American history that real wages, you know, the actual amount of money you bring home, have stagnated or declined for the majority of the population. Work hours are going up. It's the highest in the industrial world. There are very low benefits. People are deeply in debt. They really are under attack. And people will accept that only if they're frightened. E c'è un motivo per cui gli Stati Uniti attraverso i media creano questa situazione di continua minaccia, continua paura rispetto a questi attacchi terroristi, perché in questi ultimi 25 anni i salari, il potere reale dei salari è diminuito, le ore di lavoro sono aumentate, tutti i diritti
della salute e sanitari sono stati intaccati, e c'è un unico modo per cui la gente possa accettare tutto questo, è il fatto di sentirsi minacciati, sotto attacco continuo. That's also the reason for the hysteria that was whipped up by the government and the media over the Terry Schiavo case. E questo è uno dei motivi per cui dell'isteria sul caso di Terry Schiavo che è stata cavalcata di media nelle ultime settimane. I mean, it's very important for the government and the corporate system, the business world, to make sure that people don't pay attention to what's being done to them, but pay attention to something else. È molto importante che la gente non presti attenzione a quello che è fatto a loro, ma sia distratta da qualche evento che non è correlato con quello che avviene a tutti. I've been in Europe for about 10 days and I've been traveling, and it's been interesting to see how subordinated European media and intellectuals are to US propaganda. Ecco, sono in Europa da una serie di giorni e sono stato molto colpito nel vedere quanto siano subordinati gli intellettuali di stampa europee rispetto agli Stati Uniti. So, since the President of the United States declares that this poor woman's fate is the major issue in the world, European media are inundated with discussion of this fabrication. E siccome il Presidente degli Stati Uniti dichiara che questo è il problema, l'avvenimento più importante del mondo, ecco che tutti i media europei sono inondati dal caso di Terry Schiavo. And it's pure political cynicism, an effort to divert the population of the United States away from what's actually happening to them. E questo è puro cinismo politico che distrae da quello che in realtà sta avvenendo. Is this true that I heard sort of about it? Yeah. Are the American journalists a threat? The director of CNN in Davos had declared the 12 American journalists were killed. Yeah, are they under attack? They were killed by Americans. I don't think it's a plan to kill journalists. It's just that the amazingly, this is one of the most amazing events in military history. This should have been the easiest military occupation in history. The country was destroyed. There's no support, outside support for resistance. There's an overwhelming military power there. It has all the resources to rebuild the country. I mean, it should have been over in a week. But somehow, out of a combination of arrogance, ignorance, and incompetence, Rumsfeld, Wolfowitz, and the rest succeeded in creating a military catastrophe. Ecco, questa è l'invasione in Iraq, che in teoria doveva essere una cosa una settimana, perché si trova di fronte a uno Stato completamente distrutto dall'embargo, dalla povertà, assolutamente in miseria, ma quella che sarebbe stata un'operazione di questo tipo, grazie all'incompetenza, all'arroganza di persone come Rumsfeld, è riuscita a trasformarsi in una catastrofe militare. I mean, the United States is having much more trouble in Iraq than Germany had in occupied Europe. And Germany was at war and the partisans were supported from the outside. E gli Stati Uniti stanno avendo più problemi in Iraq di quanto la Germania abbia avuto quando ha occupato l'Europa.
Quindi inizialmente non crede che ci sia un complotto per ammazzare i giornalisti americani. The result is that the journalists, almost all of them, and the diplomats and the aid officials and everyone else live under very heavy protection. You can't go anywhere unless you're followed by an Abrams tank and you're in a, you know, on a vehicle which with military protection. E quindi tutti giornalisti, diplomatici, gli utenti vari devono in Iraq devono viaggiare con condizioni di sicurezza massimali, quindi blindati, e non possono andare da nessuna parte. And the soldiers are very frightened. They don't know who's going to shoot at them next or where the next bomb's going to come from. So the result is that their orders are to shoot at anything. And so they do kill journalists, but it's not planned. I soldati sono spaventatissimi, per cui i loro ordini sono di sparare a chiunque e loro lo fanno, ed è questo il motivo per cui secondo me sparano anche i giornalisti. The only way that the military can protect itself is like in Fallujah, where first you bomb for a month and drive out hundreds of thousands of people, and then you go in and you turn it into Grozny. That works. Ecco, è l'unico modo in cui gli Stati Uniti possono evitare, possono proteggersi, è quello che ha fatto Fallujah, con i bombardamenti, radare al suolo tutto quanto e poi entrare a Fallujah. So it's Grozny. Grozny. It's otherwise they just are under orders to shoot anything. Altrimenti hanno l'ordine di sparare a qualunque cosa. And I think the journalists, including the Italian journalists, are just accidental victims of this policy. E io penso che i giornalisti, inclusi i giornalisti italiani, siano stati delle vittime di questo tipo di comando, disposizione. È un problema. That's... Good morning and thank you very much for being with us. I must say that I am quite struck of the courage you have in speaking so openly. Because sometimes when you speak this way, I feel afraid myself. I feel afraid myself. So my question from one side is, are you afraid? One question. The other one is, I'm sorry for what's happening. The other question is there a movement together with you? I imagine you're not alone saying these things. And how do you connect? And in other words, is it possible to do something? Because on one side, the other theme besides the fear is impotence, because it seems that all the communication system is so terribly organized and manipulative. I don't know what to say about. But anyhow, so I'd like to know something. Your point about that. Thank you. Ho detto che lo ringrazio molto per il coraggio che ha nel dire queste cose, che in un certo senso addirittura un po' mi sento spaventata io per lui, perché mi chiedo quando arrivo a casa non so cosa mi succede, come dire, non so se anche voi l'avete pensato, però io l'ho pensato, è molto esplicito. E allora vabbè. Adesso lo dico, mi sento senza. E allora gli ho chiesto se lui è da solo quando torna negli Stati Uniti, se lui è da solo a dire queste cose, o se c'è un movimento insieme con lui, o come se la cava, lui anche ha paura, perché effettivamente da un lato. E dall'altro, se c'è solo un senso di impotenza, se c'è qualcosa che si può fare, viceversa. Tell you some personal incidents. Recently I was in Colombia, which is the worst human rights violator in the world, in the hemisphere, the Western Hemisphere, and also the leading recipient of U.S. military aid that goes along together.
I have friends in Colombia who I traveled with, professors, priests, human rights activists, and others, who really have a right to be afraid. I mean, they face the threat of assassination constantly. Ecco, recentemente sono stato in Colombia, che è il paese numero uno di violazione, uno delle maggiori violazioni dei diritti umani, abbondantemente evitato negli Stati Uniti, e sono stato a contatto con professori, molte persone che hanno tutti i motivi per avere paura, perché sono sotto la minaccia continua di essere assassinati. For the last few months we've had a visitor from Colombia, a labor leader who escaped after the fourth assassination attempt, and he just went back. E negli mesi abbiamo avuto come ospite un sindacalista colombiano che era sfuggito a quattro tentativi di essere assassinato, di assassinarlo, e che poi è tornato indietro. They don't talk about being afraid, you know. They just go on with their work. Non parlano di aver paura, vanno avanti con il loro lavoro. And that's the same all over the world. I've seen it everywhere. E questo è vero in tutto il mondo. I mean, people like us are the safest people in the world. We don't have any right to talk about being repressed. Pensate come noi siamo i più sicuri del mondo. I mean, I've had death threats for 40 years and bomb threats and, you know, police protecting the office and all sorts of other things. When I give talks, there's often police protection and so on. But, you know, these things are so minor as compared with what goes on in the rest of the world, that we really don't even have any right to talk about it. Ho avuto minacce negli ultimi 40 anni di tutti i tipi, a volte quando parla c'è una protezione, la polizia, però questo dice niente rispetto a quello che tantissime altre persone in tutto il mondo devono affrontare. I mean, I've been in prison a number of times and I've faced a long jail sentence which just was stopped because the Tet Offensive ended the trials. But that wasn't repression. I was involved in open resistance. And yes, that's what comes from it. Ecco. Sono stato in prigione diverse volte e ho anche rischiato una pena detentiva lunga, e cui poi sono riuscito a fuggire per una serie di motivi tecnici e sfuggire, ma questo non vuol dire. And as far as support is concerned, I mean, American public opinion is very different from what you read about, very different. So my own views are almost, I wouldn't say they're in the mainstream, but they're very acceptable to a very large part of the public, probably a majority. E l'opinione americana non è quella che voi sentite o riportata nei media, e le mie opinioni non dico che siano condivise dalla maggior parte degli americani, ma sono accettabili per molti, molti americani. So the media are very careful not to report this, but if you look at American public attitudes, it's about the same as Europe. E i media sono molto attenti nel non riportare questi fatti, ma se poi guardiamo le opinioni pubbliche sono molto vicine a quelle europee. So a large majority of the population supports, wants to cut military spending, increase social spending, health, and so on. Large majority support the Kyoto Protocol. In fact, a majority of Bush voters think that he supported it. Large majority supports the International Criminal Court, and so it goes over issue after issue. I mean, government and media and intellectuals are in one corner, and the public is almost completely different on just about every issue, which is why it never gets reported. E gran parte della popolazione è a favore di una diminuzione delle spese militari, di un aumento di quelle sociali. Anche quelli che poi hanno votato Bush pensando che Bush fosse a favore di questo. Il punto è che queste informazioni
e queste posizioni non passano attraverso i media, ed è questo il motivo per cui i media non riportano le mie opinioni. So I and anyone else who's available can't respond to a tiny fraction of the requests to travel and give talks and discussions and meetings, usually for thousands of people. So there's no isolation. E io quello che posso fare è rispondere a una piccola parte delle richieste che ricevo di parlare e di andare in vari paesi ad affrontare questi problemi, e per cui non c'è isolamento. It's important to bear in mind that the impression that people have of the United States, including people who live there, is what's filtered through the propaganda system, and that's very different from the reality, just like everywhere else in the world. E bisogna tenere sempre a mente che l'impressione che si ha degli Stati Uniti, di quello che deve essere gli Stati Uniti, anche per coloro che vivono negli Stati Uniti, è quello che è filtrato attraverso i media. So for example, just to give one example, you've all heard that George Bush won the election because of people's concern for moral values. But what isn't told you is what are those moral values? Ad esempio, una cosa dice che Bush ha vinto le elezioni perché è preoccupato dei valori morali, ma non si dice quali sono questi valori morali. Here's what they are. The highest one is that people feel that the society is too materialistic, too committed to consumerism and so on. Ecco, il più grande è che questa società è troppo materialistica, troppo improntata sui consumi. A large majority of the population think it's a moral issue for the government to guarantee health care to everyone. E la maggior parte della popolazione pensa che sia un problema morale garantire la salute a tutta la popolazione. I mean, those are the moral issues. And both political parties and the media and the intellectual class are completely different. They will never mention any of these things. E questi sono gli aspetti, gli elementi morali, e sono le cose che entrambi i partiti non menzionano, di cui non parlano. What they want you to believe is that the moral issues are whether Terry Schiavo ought to have a feeding tube. Quello che vogliono che voi crediate è che il problema morale sia se Terry debba essere nutrita o meno. Mr. Chomsky, up here. Two little questions. First of all, how do you see the United Nations, and how do you think will be the future of the United Nations? And the other thing, how do you see Michael's more movies and books? In italiano. Parla che forte. Futuro delle Nazioni Unite e come le. The easiest question is Michael Moore. I mean, più facile Michael Moore, parlare di Michael Moore. I think he's making an interesting contribution, and it's very interesting to me to see the reaction to it. So, I happen to be in England when Michael Moore won the prize in Cannes, the movie documentary prize. And I was reading the commentary in England on Michael Moore, which was quite interesting. Ecco, ero in Inghilterra quando Michael Moore ha vinto il premio a Cannes per il suo documentario. In one of the, what's called one of the more left newspapers, The Independent. Sull'Independent, uno dei giornali più progressisti. There was a long interview with Michael Moore, a very critical interview, in which the interviewer claimed that Michael Moore is a liar. in questo c'è una lunga intervista di Michael Moore in cui si sosteneva che Michael Moore era un bugiardo. And the reason was that Michael Moore claimed that he came from a working class background, but his father owned a home and had a car.
E il motivo di questo, di cosa usato, è perché Michael Moon dice di venire dalla classe lavoratrice mentre i suoi genitori possedevano una casa e avevano un'auto. His father was an auto worker, but he claimed he came from a working class background. Sì, era da meccanico, ma siccome aveva la casa e una macchina, non era la classe lavoratrice. And that reflects the fact that the notion of class has been eliminated from the intellectual culture. You're not allowed to think about class. That's too dangerous, you know, that people might pursue their class interests. E questo significa che la nozione di classe è stata eliminata dal vocabolario degli intellettuali, troppo pericolosa, meglio non parlare. But that's England, not the United States. In Inghilterra, Inghilterra. I should say that I have a daughter who teaches history at a state college, which is mostly poor people, people from the inner city, so adults coming back. Mia figlia insegna inglese in uno state college, un'università statale che è generalmente per la gente più povera, meno abbiente. The first day of class, she often asks people to identify their class. What class are you from? What social class are you from? And she gets two answers. Either they're middle class or they're underclass. Those are the only two classes. If your father has a job as a janitor, you're middle class. If your father's in jail, you're underclass. Allora, la domanda è, la risposta è che quando sua figlia chiede la prima lezione che classe sociale vengano gli studenti, ci sono solo la classe media, anche se uno magari è solo un inserviente di polizia, oppure questa sottoclasse, se ad esempio il proprio padre è in prigione, non esiste altro. These are real successes of indoctrination, much more than false beliefs about weapons of mass destruction. E questi sono degli autentici successi di indottrinamento, molto di più delle convinzioni false su armi. Turning to the United Nations, the future of the United Nations depends on whether Western societies can become democracies. Venendo adesso alla Stati Uniti. Le Nazioni Unite, il futuro dipende se le nazioni occidentali diventeranno democrazie. I mean, you can tell me about the relation between public opinion and public policy in Italy. Potete raccontarmi cose sull'opinione pubblica e le invece politiche in Italia. In the United States, a large majority, overwhelming majority of the population supports the United Nations, wants the United States to budget to give more funding to the United Nations, wants the United Nations to take the lead in international crises, not the United States, and a majority even is in favor of giving up the U.S. veto in the Security Council, so the U.S. would then follow majority rule. La maggior parte dei cittadini americani è a favore delle Nazioni Unite, vuole che siano dati più mezzi, più risorse agli Stati Uniti ed è anche contraria alla possibilità di sviluppare che gli Stati Uniti possano produrre un veto nelle risoluzioni delle Nazioni Unite. Now this is again totally remote from public policy, the media, intellectual opinion. E questo è assolutamente lontano, lontanissimo da quello che invece appare sui media, sui discorsi politici, gli intellettuali e tutto il resto. So if the United States can become a functioning democracy in which public opinion has some influence on policy, then the future of the United Nations is fairly bright. E quindi se gli Stati Uniti iniziano a diventare una democrazia, ecco, allora anche il futuro delle Nazioni Unite diventa più roseo rispetto ad adesso. But there is a huge campaign to prevent that in Italy as well. So take for example the last few days, all of the
furor about the report on corruption at the United Nations. Ma c'è una campagna molto ben orchestrata per impedire questo. Pensiamo a quello che sta sulla stampa negli ultimi giorni sulla compagnia di correzione sulla corruzione a livello di Nazioni Unite. This is with regard to the oil for food program. Oil for food. And take a look at what the charges that I mean there is a good serious report by Paul Volcker, but that's never reported. C'è un report molto molto serio di Paul Volcker, ma non se ne parla. What is reported here too is that maybe one UN official, Sevan, received $160,000 from an aunt in Cyprus, maybe. From a? An aunt in Cyprus. Sì. Ecco, e l'unica cosa che in realtà c'è è che forse un dipendente delle Nazioni Unite ha ricevuto $160,000 da una zia di Cipro. And maybe Kofi Annan's son took more, $100,000 that he wasn't supposed to get. E forse il figlio di Kofi Annan ha preso $100,000 che non doveva prendere. What isn't reported is that in the Oil for Food program there are $17 billion missing. E quello che non si dice è che in questo programma ci sono 17 miliardi di dollari che mancano. 11 billion of that was authorized by the United States in illegal sales to its allies, Turkey and Jordan. That's 11 billion out of... E 11 di questi miliardi sono stati autorizzati dagli Stati Uniti per cose illegali rispetto alla Turchia e... Turkey e Jordan. E Giordania. A large part of the rest somehow was smuggled through the Persian Gulf, which is under the complete control of the U.S. Navy. Una parte di questo è stato in qualche maniera introdotto nel Golfo Persico, dove è sotto il controllo della Marina americana. Which means it was permitted to leave, of course. E naturalmente è stato permesso a questo di via. The total amount that's not accounted for is $1.7 billion. E quello che non, per cui non ci sono le spiegazioni sono 1.700 milioni di dollari. About a quarter of that went to Kuwait, U.S. ally. E un quarto è andato a Kuwait, alleati americani. And the rest, nobody knows, some accounting error. E il resto ad altri paesi. But what you don't talk about is the maybe $15 billion that the U.S. was ensuring went to its own allies. What you do talk about is that Benon Sevan may have received $160,000 from his aunt. Ecco, ma non parli di questi miliardi di dollari, parli dei $160,000 che forse questa ha ricevuto dalla zia. And the other thing that you don't talk about, that's censored, is that the Oil for Food program was run by the United States and Britain in a manner which murdered hundreds of thousands of people and destroyed the civilian society. E quello di cui non si parla è che questo programma è stato condotto dagli Stati Uniti in un modo in cui gli alleati ha ammazzato e ha distrutto le vite di centinaia di migliaia di persone. And what you don't read about is that the two directors of the program, Dennis Halliday and Hans von Sponeck, both resigned because they regarded the program as genocidal. E che i due direttori si erano sono dimessi perché hanno considerato questo programma un genocidio. And the other thing you don't read about is that under the American occupation of Iraq, $18 billion of Iraqi oil money have somehow disappeared. E l'altra cosa che non è che 18 miliardi di dollari durante di soldi iracheni durante l'occupazione sono spariti. The main point is that this huge media offensive about corruption at the United Nations, in Italy too, is simply a way of trying to undermine support for the United Nations and to cover up the real crimes.
which are in the Western House. E queste notizie servono a distrarre il pubblico, a dire che le Nazioni Unite sono corrotte, così, in maniera che diminuisca il supporto, il sostegno economico nei confronti degli Stati Uniti. I'll just finish with one little story about the United States and the United Nations. The population of the United States has always supported the United Nations, still does, quite strongly. Allora, una piccola storia per finire. La popolazione degli Stati Uniti ha sempre sostenuto le Nazioni Unite. In the early days of the United Nations, late 1940s, early 1950s, the United Nations was very popular among elites and the media. E negli anni 40 e 50 le Nazioni Unite erano molto popolari nei media. And intellectuals. The reason was that it was right after the Second World War, you know, everybody was destroyed. So everyone was following US orders. Il motivo è che era subito dopo la guerra mondiale, cioè tutto era distrutto e tutti seguivano gli ordini americani. The Russians were vetoing things at the United Nations because the United Nations was being used as an instrument of the Cold War against Russia. So they kept vetoing resolutions. E la Russia poneva il veto agli Stati Uniti come un mezzo di difesa nei confronti delle Nazioni Unite usate dagli Stati Uniti. And there was an academic specialty with leading anthropologists and psychologists and others trying to explain why the Russians are so negative. Why do they keep saying no at the United Nations? E c'era una situazione accademica che comprendeva anche psicologi, ahimè, in cui che cercava di spiegare come mai i russi fossero così negativi, perché dicessero sempre di no. And the explanation that was given by the leading scientists was that Russians are children are raised in swaddling clothes, and that makes them negative. Swaddling clothes, things where you wrap an infant in. Ok. E tutto questo, la conclusione di questo gruppo di ricerca era perché i bambini russi erano legati da bambini, cioè con fasciati. So they're negative, and then when they get to the United Nations, they say no all the time. E quindi quando arrivano alle Nazioni Unite dicono no come risultato della fasciatura infantile. I was a radical student at the time, and there was a small number of us who considered this ridiculous. And we used to call it, I don't know if you can translate this, we used to call it diaperology. Sì, e allora era uno studente radicale, studenti che chiamavano questa pannolinologia. By the mid-1960s, the United Nations had become much more representative of the world with decolonization. E negli anni 60 gli Stati Uniti sono diventati molto più rappresentativi del mondo con la colonizzazione. If you look at the record of vetoes since the 1960s, the United States is far in the lead. Britain is second, and nobody else is even close. E se guardate il numero dei veti delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti sono assolutamente i primi, la Gran Bretagna è la seconda, e c'è un avviso dal terzo paese. But there are no great anthropologists and psychologists trying to figure out what's psychologically wrong with the Purtroppo dobbiamo interrompere qui per questa mattina. Vi invitiamo questo pomeriggio alla Laurea Honoris Causa Santa Lucia alle 16 in Aula Magna, e ovviamente rivolgiamo un grandissimo applauso a Nostra.